E ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adele, benvenuti sul mio canale, episodio numero 12 della carriera. Finalmente in questa carriera ce l'abbiamo fatta, quasi tipo dopo un anno, ad arrivare alla seconda stagione. Allora, siamo al 1 di luglio, dove abbiamo interrotto l'episodio precedente, abbiamo 14 milioni di budget per questo, diciamo, un benevento da Europa League, tale quale sarà. Ovviamente noi faremo adesso il mese di luglio. Non ci saranno probabilmente partite in questo episodio, eccetto che non si vada a giocare la finale del torneo estivo, che ho deciso di mettere a questo giro. Guardate, simulazione veramente lenta. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla vittoria della Coppa Italia, in finale con la SPAL per 3-1, della quinta posizione in campionato e l'illusione di aver beccato un posto in Champions League, ragazzi, ma comunque l'Europa League, sia per la posizione del campionato, sia per la vittoria della Coppa Italia, comunque la giocheremo. Allora, andiamo agli inviti per giocare il torneo estivo. 5 milioni ci dà questa Coppa Internazionale Europea che si giocherà in Belgio. E avrà queste squadre qua. Più forti sono il Cagliari, il Bruges, poi mi sembra il Krasnodar, quello là, non ne sono sicuro, il Copenaghen, il Getafe. Però anche è vero che se si fa giocare, ragazzi, il trofeo delle stelle europee, si fa giocare anche in posti come Bernabeu, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, per 300.000 euro fa la differenza, andiamoci a giocare questo torneo qui. Allora, abbiamo la formazione. Dovrebbe essere arrivato Reina, 81, ragazzi, purtroppo, però sempre meglio di Bedek, che è 74. E siamo rimasti, ragazzi, con veramente pochi giocatori. A parte Kakà, che è infortunato, ha il contratto rinnovato ancora per 2 anni. E adesso si va a sistemare la rosa. Ovviamente Bedek sarà prima scelta in panchina, ci mancherebbe altro. E ragazzi, comincerei subito a parlare di mercato, perché abbiamo pochi giocatori, pochi sono in prestito. E come faccio nell'episodio di rifondazione del Milan, tanto che arriva il giocatore per il contratto, partiamo dalle cessioni. Abbiamo pochi giocatori, quindi è più facile ragionarci. Ok, Piscitelli, 24 anni, 56. Trasferimenti nessuno, mettiamo tutti nella lista prestiti. Anche Seric, che ha fatto gol in finale di Coppa Italia, ragazzi, all'esordio. Del Pinto, Brignola, tutti in prestito, ragazzi. Gianfi, Melara, De Falco, ragazzi. Tino a Di Chiara, tutti in prestito. Ok. Allora, vediamo, 14 milioni ci propongono. Allora, vabbè, Gabriel Jesus, Mbappé. 13 milioni ed er, però, ragazzi, è a 31 anni. Abbiamo già Mbakou che sta salendo. Allora, il nostro problema, guardiamo la formazione da questo lato, non è tanto davanti, perché comunque ce la vuole Bakugu, non sono dei campioni, però per Benevento sono più che sufficienti, sono le fasce i problemi, più che altro, perché abbiamo Seric e Jones. Quindi andremo a cercarci qualcuno sulle fasce. Attaccante, centrocampista... Vabbè, c'è Belle Marzia. Ovviamente questi ragazzi sono giocatori veramente troppo costosi. Siamo qua, che ci danno? Oh, questo Success. Vediamo quanto ce lo sparano. Chiediamo formazioni di tutti quanti, tutti questi qua che ci propongono. E vediamo qualcosa, quale offerte fare e quali no. Difensori, sarebbe meglio anche vedere qualche terzino, però qua sono tutti centrali. E boh, chiedo informazioni su questo cagnone. Portieri va bene, attaccanti. Potrei chiedere informazioni anche Alberto Ciao.
Per adesso andiamo a modificare le istruzioni. Allora, attaccante, ok, nuova istruzione. Qualsiasi posizione, attributi. Da prima squadra. Dov'è? Ok. Età 27, va. Niente, non porterà tante cose, però ragazzi, sicuramente è meglio diciamo cercare campioni. Ok, lo stand Darmstadt e Bruges avremo nel girone. Eramo già, abbiamo un'offerta dal Parma e qua partono subito ragazzi le controfferte. Vale 900.000. Eravamo centrocampista centrale, a meno un milione, se ti chiedo un milione spero tu ce la faccia a darmelo. Vabbè, però si va a 15 milioni di budget. Siamo abituati ai 160 milioni che ci siamo trovati per il Milan, pensate un po'. Poi non so se sarà uscito il video, comunque ragazzi uscirà. State tranquilli e certi. Perché Mirko Eramo per la prossima partita non lo so, andiamo a simulare. Come ho detto, giocheremo solo nel caso dell'eventuale finale. Dovremo vincerla, penso. Sì, gol di Costa e Eramo che entra e segna. Perfetto. Prima partita del torneo estivo, ragazzi, è andata. Ok. Andiamo avanti. Secondo è col Bruges. Poi dopo alleneremo comunque. Vediamo intanto se Eramo si trasferirà a Parma oppure no. Ok, ecco. Andato a Parma per un milione. Ok. Dal Pinto lo possiamo dare in prestito. Alleniamo i giovani. E poi a fine mercato, se ci avanza qualche spicciolo, torneremo ovviamente a mandare i nostri osservatori a giro per il globo a cercare nuovi talenti, come per ora Seric, ragazzi, ci ha dimostrato. Sempre i soliti, Cutrone, Brignola, che è già 60, ha aperto 55, e Jones. Andiamo, va. Doveva allenare Seric, però vabbè, non importa. Andiamo avanti. Seconda partita col Bruges. Oggi, ragazzi, è veramente caldo, non ce la faccio più. Però ho voluto fare questo video anche perché poi sono un po' impegnato queste due settimane, quindi tutto mo lo faccio adesso. Bruges Benevento, 1-0, segna Bakogu, si va alla fase di mezzo dieta. Perfetto, subito. Bene, benissimo. Ufficio 1, Milano e Crep, Cutrone, tranquillo, Patrick. Jelacic, va allenare subito. Perché è rimasto sempre i soliti Cutrone. Con Brignola. Seric questa volta. E Petrovic. Che poi non ho dubbi, ragazzi, che Seric diventerà... cioè, 82-88 al potenziale, cioè può fare veramente quel che vuole. Però, ragazzi, pure è vero che non si può fare affrontare un'Europa League con giocatori 58 e 66 sulle fasce. Sembra, diciamo, un po' una cosa molto azzardata. Quindi, ragazzi, c'è assolutamente da correre ai pari. Terza partita della fase a gironi contro lo Stand, 4-0. Si è rotto Viola, però. Doppietta di Jones, Cipsa e Letizia. Si è rotto Viola e questa notizia, ragazzi, mi piace veramente poco. Fortunato, vabbè, 7 giorni va bene. Dal Pinto presto abbiamo già il primo torneo. Giochiamo contro Getafe, ragazzi, se andrà bene, andremo poi a giocarci la finale. Viola ci ha offerto 1.700.000 dallo Osasuna, ragazzi, ma rifiutiamo perché Viola è importantissimo per noi. Andiamo avanti.
con molta lentezza. Dovrebbe essere arrivato anche il momento in cui ci danno gli aggiornamenti sui giocatori che abbiamo chiesto formazioni. A Nicolas Viola e Belek. Allora, Viola, Osasuna, no. Ah, di nuovo Osasuna, ah no, questa è la Stonvilla. Allora, Belek, 5 milioni. È vero che abbiamo anche Reina, ma come ho già detto, non possiamo permetterci di cedere questi tipi di giocatori. Rimasto di me non aperta, sì, quella di Chiara. Sostituiamo automaticamente il giocatore a Drate Falco. Lì. Speriamo, ragazzi, che vada bene. 2-2, siamo fuori, ragazzi. Siamo fuori. Abbiamo perso i rigori. E quindi, niente torneo, ragazzi. Niente torneo. Arriva comunque 1.600.000. E adesso abbiamo 18 milioni per fare mercato. Abbiamo aumentato il budget di 4 milioni. Che sicuramente, ragazzi, ci aiuterà. Continuiamo gli allenamenti questo mese di luglio. Episodio, come già detto, abbastanza corto. Appena, ragazzi, si decidono di mandarci le informazioni su quei giocatori lì, così poi faremo partire le trattative. Perché, come detto, ragazzi, non si può affrontare assolutamente un campionato ed un'Europa League con una formazione alla fine, ragazzi, più scarsa di quella che avevamo. Perché molti giocatori sono tornati da chi ce li ha prestati. E quindi bisogna arrangiarci e rifare la squadra. 4 giorni rimasti. Vediamo qua chi ci hanno trovato. Allora, Gaudino, Edwards, chiediamo informazioni. Mandragora, Rolls, Milenkovic, Swagger. Io chiedo informazioni su Swagger e Milenkovic. L'unica grana, ragazzi, è che ci vogliono 18 giorni per avere informazioni sui giocatori. Nel periodo del piano mercato, ragazzi, ti porta via giorni importantissimi. Arriviamo al 20 luglio, così, che tanto, ragazzi, pochi giorni fa, così abbiamo i pieni aggiornamenti. Oh, eccoli. Allora, vediamo. 77 gambe. Lui subito nell'app di mercato. A provarci a tagliare. Lui, ok. Sissoko, direi pochino. Subasic, vabbè, lasciamo perdere. Sarebbe molto comodo. Dani Alves, attenzione destra, 82, valutazione 8 milioni, ragazzi, io... No, si ritira, quindi nulla. Seri, 26 milioni. Troppo. 26 milioni. Veniamo a 85 milioni, portiere, 45 anni, Benarfa, Mutinho, nulla. Allora, Ibrahim Sissoko, 62, appunto, come metto, lasciamo stare. Crux, 66, a 24 anni, lasciamo perdere. Matheus Silva, 61, 21 anni. Come riserva di riserve potrebbe starci. Success, 75, subito nella lista. Dal Watford, Alberto Cerri, 72, attaccante, anche lui, ragazzi, nella lista. E Pessa, 62, no, non ancora. E qua, ragazzi, Graviglione in prestito, io glielo manderei tranquillamente. Ok, abbiamo questi giocatori, quindi partiremo subito all'assalto, ovviamente, di questi giocatori. Allora, sono... Prima success che ci serve un esterno sinistro. 10 milioni di valutazione. Sono tanti, ragazzi, però dobbiamo buttarci. Proponiamo uno scambio con Piscitelli.
Alla sì. No, solo 16. Oh, 9 milioni. Dieci, no, 11, va. Dodici, 10.000. Ok, 12-10.000. Andiamo a trattare col giocatore del Watford per portare a Benevento e fargli giocare in la Serie A e l'Europa League. Cruciale, beh, ovvio. 3 anni, 4 anni ci stai? Vediamo la cosa decisoria, 47.000. Minchia, quanto chiedi d'offerta? No, guarda, ti alzo a 60.000 l'ingaggio, però non mi puoi spellare per... i bonus. Ok, non è esattamente quello che volevate, ragazzi, però mo ci devo rientrare con le spese e quindi abbiamo il nostro esterno sinistro success 75. E andremo a sistemare ovviamente, ragazzi, la formazione. Quindi Seric, scalerà le gerarchie e torna al suo posto. Kakashi al posto in panchina 74 1 9 75 74 2 60 56. Adesso, ragazzi, questo Benevento sta cominciando piano piano a prendere forma. Sono rimasti 6 belli milioni e vediamo 5 milioni e 30. Ovviamente è impensabile poter prendere anche Gnon, Gagnon, sono 12 milioni. Se ci volessero bene, ragazzi, potremmo prendere Alberto Cerri come punta alternativa insieme a Cutrone. Offro Melara in cambio. Terzino destro. Eh no, Gianfi non te lo posso dare. 4 milioni. Secco. No. 4 milioni. 4 milioni e 3. Dai, per favore. 4 e 5. Altre 6,50. Dai, ma come? Per 300.000 euro la Juventus, ragazzi, si spendono 100 milioni per Ronaldo, vogliono 210 milioni per Dybala. Fanno storie per... No, ragazzi, non ci credo. Vai, accettiamo. E con i pochi spiccioli che rimangono andiamo a provare a fare... A trattare, raga, ma dai, ma è... È veramente un'assurdità, è un'assurdità, ragazzi. Come si fa? 5 anni. Aspettiamo. Io ti offro. No, come 7.000. Mi stai prendendo in giro, ma come 7.000? Ragazzi, ci hanno spennato per il prezzo del cartellino, non ci credo. Ci hanno spennato veramente, ragazzi. Vabbè, primo acquisto per ora è success, se lo possiamo chiamare così. Abbiamo anche la Supercoppa italiana, oltretutto. Prestito di Melera. Andiamo tranquillamente al Colorado Rapids in America. Ok, tanto tipo saltata, ovviamente. Vediamo un po' le caratteristiche di questo success. Allora, velocità scatto 89, quello mi piace già. Accelerazione 80, 84 di forza, 81 di dribbling, 81 di potenza tiro, ragazzi, 22 anni. Questo diventa un signor giocatore. Ve lo dice uno che non capisce niente di calcio. E il numero 7, ragazzi, mi sembra molto adatto a lui. Devo però cambiare anche il numero di maglia a Seric. Io, ragazzi, sono veramente fissato su queste cose.
E a 16 che si può dare l'8. L'8 a 16 sono. Andiamo ad allenare i nostri giovinelli. Prima di credo chiudere l'episodio qui. Sicuramente. Mi dispiace per non essere andato finale e averla giocata contro chi ha vinto il torneo. Prima però, ragazzi, mi sono dimenticato di una cosa veramente importante, ovvero vedere chi ha vinto il mondiale 2018. Noi non ci siamo andati, purtroppo. Però, ragazzi, sono veramente, veramente curioso di scoprire chi l'abbia vinto. Sono stato dei rumori molesti, però vabbè. Ormai Seric, no, Seric e Petrovic sta avanzando verso l'overall. E più là, 61 Prignola, 56 Jelacic. E questa cosa mi fa sentire felice. Facciamo l'ultima simulazione. Prima di chiudere l'episodio, se non c'è qualcosa di importante nel mezzo. Io spero di mandare in prestito Seric. Cixa, me ne offri tanti, ma te devo rifiutare, bimbo mio, perché mi servono quei soldi lì. Dai. 4 giorni senza me ce la facciamo? Per favore. Almeno così chiudo l'episodio. Ok. Allora, su quanto mi su scala primavera. Ok. Adesso, ragazzi, mandiamo il nostro osservatore a giro per il mondo. Mandiamo 9 mesi in Italia. Ci costa pensa di 300.000 euro, però magari qualcuno poi arriva. Trasferimenti, Tefrel. Ok, andiamo a vedere chi ha vinto il mondiale e poi chiudiamo. Allora, incontri, tabelloni. Facciamo due incontri, va. Supercoppa Italiana, Coppa Italia. Ho cominciato il turno 1. Cagliari, Crotone, Terni, Frosinone. Terana, Frosinone, ragazzi. La... Ah, ma noi... Ah no, sì, ok. Il Cagliari ha vinto il Getafe, la... Chi ci ha eliminato in semifinale, là. Ha vinto il Getafe, la finale. Supercoppa Europea, Napoli, Arsenal. Champions Cup, Euroleague, FIFA World Cup. Ha vinto i mondiali la Spagna, in finale con l'Inghilterra. Vediamo un attimo. Allora, ottavi, Cile-Brasile. Ci può stare Inghilterra-Germania, Costa d'Avorio, Egitto. Egitto è ottavi di finale mondiale, vabbè. Olanda-Cambio, ragazzi, tutte le nazionali che in una mondiale non c'erano. L'Italia ha buttato fuori la Polonia. La Spagna ha buttato fuori l'Uruguay, quello ci può stare. L'Argentina ha buttato fuori il Sudafrica. Il Messico ha buttato fuori la Francia, campione. Ai rigori, 5-4. Quarti finale, il Camerun ha buttato fuori la Costa d'Avorio, l'Inghilterra ha buttato fuori il Cile, l'Argentina ha buttato fuori il Messico, la Spagna ha buttato fuori l'Italia. Questo ci sta già un po' di più. Ecco, semifinale dei mondiali, Inghilterra, Camerun, Spagna, Argentina ci può stare. La Spagna ha battuto l'Argentina, è uscita in semifinale questa volta. E l'Inghilterra, terzo posto, ha vinto il Camerun contro l'Argentina, quello ci sta un po' di meno. E capo del mondo la Spagna. Amichevoli internazionali. Non sono di nostra competenza perché non abbiamo una nazionale. La prima giornata di Serie A sarà contro il Milan a Milano, ragazzi. Questa è una cosa che non mi piace più di tanto. In Serie A c'è passato. Allora, la Salernitana, il Parma. E fatemi controllare bene. E il Palermo. Salernitana in Serie A, ragazzi. Vai, giochiamo. Devo vedere un attimo la classifica dei gironi del mondiale, perché non lascio niente al caso. E di fase ai gironi, allora, Inghilterra e Spagna sono passate, che sono state le finaliste. Uruguay, Germania, Cile, l'Italia è passata come seconda, ha perso una partita. L'ha persa contro il Cile sicuramente perché la mette. Ragazzi, siamo arrivati a 2 di luglio, facciamo 2 di agosto, facciamo l'ultimo allenamento e chiudiamo l'episodio qua. È durato il doppio di quello che è durato l'episodio di luglio, che fu il primo di questa carriera, che durò esattamente 13 minuti, una cosa del genere. Però ragazzi, ovviamente, abbiamo voluto mettere a posto diverse cose. Io...
ringrazio. Continuiamo così, poi iscrivetevi eccetera eccetera. Lasciate like, iscrivetevi come al solito e seguite la serie, che fino all'uscita di FIFA 19 ovviamente continuerà. Non perdetevi niente, quindi appunto iscrivetevi anche per altre serie, che questa ragazzi è solo una delle tante. E ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao a tutti, grazie della visione. Bacio.